quello che avevo. E quello sotto Palazzo Tursi, sembrerebbe. Quello sotto Palazzo Tursi, sì, sì, perché sono molto belli. Quest'animo del Ligabue Naif non me ne frega, un'emerita. Arte Gioco nasce naturalmente sul gioco di parole tra arte e gioco, che è, deriva da giocare con l'arte. Giocare con l'arte è una storica e famosa definizione che dette Bruno Munari all'inizio di tutta la sua storia didattica pedagogica. E quindi giocare arte e gioco è una traslitterazione, insomma un gioco di parole nato così. Mette insieme naturalmente due elementi importanti che sono l'arte e il gioco, quindi un approccio di tipo ludico e di tipo ludico, sì, quindi insomma l'estrema libertà di agire nei confronti dell'arte per utilizzarla a scopi didattici, pedagogici e quant'altro. Lo studio nasce con questa intenzione. Qui siamo in uno spazio che è di tipo più espositivo, questo spazio che, nel quale mi trovo adesso, mentre c'è uno studio di tipo più riflessivo con tutta la documentazione dei libri di Munari e quant'altro, e quindi i mondi sono questi due. C'è uno studio di tipo espositivo, uno studio di tipo più così, che raccoglie le esperienze di tutti questi anni di lavoro, che sono tanti. Le esperienze che hanno lasciato un segno importante, diciamo, nella mia attività ormai più che trentennale, ma direi che soprattutto sono state le esperienze fatte con i musei d'arte contemporanea, le prime esperienze che nascevano, parlo di più di 30 anni fa, con le prime sezioni didattiche all'interno dei musei d'arte contemporanea. Quindi parlo del Museo Pecci di Prato, parlo del Castello di Rivoli, parlo di quelle cose lì. Sono state per me molto formative, molto importanti, perché mi hanno messo subito in contatto con l'arte contemporanea, cosa che già naturalmente conoscevo perché con l'Accademia, eccetera. Però, diciamo, è stato un taglio molto importante, perché subito ho capito come volevo impostare quel mio lavoro, che era quello sì di partire da una riflessione in generale sull'arte, quindi i musei, e quindi processo al museo famoso di Brera, sempre di Munari, eccetera. Però al tempo stesso queste realtà che nascevano all'epoca di contenitori di arte contemporanea, quindi io cominciavo a vedere, che ne so, i Cunelli, se cominciavo a vedere tutto quel mondo lì, Cucchi, eccetera, eccetera, e tutto questo fermento che c'era mi è servito molto, cioè per delle dinamiche poi che ho utilizzato con i laboratori fatti anche per i bambini, per le scuole, per tutto questo. Quindi direi fondamentalmente quello che ricordo più volentieri e più formativo è stato proprio questo. Poi naturalmente l'esperienza dei libri, dei laboratori, in tutte le salse e in tutte le possibili location. Però questa cosa direi la trovo, per quel che mi riguarda, fondamentale. Il luogo della Maddalena, così per estensione, quindi tutto quello che c'è qua intorno, Maddalena, Ligne, eccetera, eccetera, è un luogo problematico, certo. Problematico perché mette a confronto naturalmente l'alto, il basso, il piccolo, il grande, il buio, la luce, il buono, il cattivo e quant'altro, che sono però degli elementi, per quel che mi riguarda, assolutamente necessari alla vita quotidiana. Io non potrei stare in un posto che ha solo bello, non potrei stare in un posto che naturalmente ha solo brutto e non potrei stare in un posto che non ha contrasti. Quindi per quel che mi riguarda è il mio posto ideale, perché mi trovo a contatto con persone di tutti i generi e non penso ad un'altra possibilità. A tutto questo si aggiunge naturalmente il fascino del luogo, le pietre che parlano, la storia, i palazzi e quant'altro, ma soprattutto questo continuo cambio di alto e di basso e tutti questi contrasti fortissimi che sono la chiave stessa dell'esistenza del centro storico. Detto questo, non mi rendo conto naturalmente che le cose potrebbero essere migliori e tutto quanto, però io non sono uno di quelli che vorrebbe avere una bottega a Portofino, per capirci. Sto molto meglio in centro storico per questo, per questa sensazione che ho di tutto sommato di anche di libertà che il centro storico consente. Allora, il quartiere
apprezzato la mia iniziativa, diciamo così, soprattutto questa su Piazza delle Vigne, che è più visibile rispetto all'altro studio, un po' come si guarda una bella vetrina o qualcosa che naturalmente significa un'apertura, una vetrina aperta con delle luci, con degli oggetti esposti anche con più o meno buon gusto, viene recepito positivamente. Io mi pongo abbastanza poco il problema di come vengo recepito all'esterno. Io faccio quello che devo fare, che sento di fare, e questo naturalmente genera però poi una serie di rapporti, persone che ti fanno complimenti, o questo è secondario. Quello che è fondamentale è il sentirsi a proprio agio. Io su questo ci sono, in questo mi sento a mio agio, quindi vuol dire che in qualche maniera l'ambiente non mi è ostile. Ho avuto periodi naturalmente con percezioni di ostilità, ma per questioni pratiche legate alle cattivissime frequentazioni, eccetera, eccetera, ma quello direi che capita a tutti, in tutti i luoghi, sempre. Sì, allora i bambini sono stati fondamentali, diciamo, per tutta la fase iniziale del nostro progetto. Nostro perché naturalmente io parlo, adesso ci sono io, ma diciamo, no, noi siamo una coppia, Alberto Cecchi e Coca Frigerio, insomma, abbiamo firmato sempre i libri in due, i laboratori, eccetera. I bambini sono stati fondamentali proprio perché l'impostazione munariana dell'inizio prevedeva proprio il bambino come passaggio fondamentale per la comprensione dell'arte. Via via che passa il tempo, io personalmente, ma anche Coca di Frigerio direi, sentiamo sempre più la necessità di, come dire, avere un rapporto con ragazzi e persone adulte. Questo perché, non lo so, Munari ha cominciato a lavorare con i bambini che aveva 70 anni, quindi probabilmente dipende anche dalle persone. O può darsi che quando avrò 70-80 anni, non manca molto, ma insomma, tornerò a questa forte impronta con i bambini. Devo dire, i bambini ne ho fatto tantissimi, perché centinaia, migliaia, laboratori, Museo Luzzatti, eccetera, eccetera, scuole, dalla scuola d'infanzia, quindi tutto il lavoro sul segno, sul gesto e quelle cose lì. Quindi è come un bagaglio che ho, che come dimensione futura vedo di più un lavoro legato invece a, come dire, ad un dialogo più adulto. Però insomma, dice, i bambini sono stati fondamentali anche per capire certe cose, un certo tipo di spontaneismo, un certo tipo di cose che naturalmente sappiamo e troviamo in tutti i libri di pedagogia dell'immagine, eccetera, eccetera. Però avendoli fatti, con cognizione di causa, posso dire che certe dinamiche, per quello che dicevo prima, importante il discorso dell'arte contemporanea, certe dinamiche del contemporaneo le ho viste applicate con i bambini anche molto piccoli. Non naturalmente per fare il solito parallelo che ogni scarabocchio c'entra nulla, proprio per osservare certe dinamiche che assomigliano nel lavoro degli artisti contemporanei e certe dinamiche del lavoro dei bambini. Allora, le persone hanno timore della zona, secondo me anche per una questione proprio di comunicazione, perché io francamente, io da quando ho 18 anni che vivo nel centro storico, non ho mai avvertito timore di nessun genere, per nessuna zona. Ho abitato anche in zone impervie, diciamo, del centro storico, più di questo. Naturalmente un luogo che si propone anche come luogo così di osservazione, anche di arte, chiamiamola così, fa sì che le persone si sentano anche la voglia magari di entrare, anche di vedere in qualche maniera un contesto che è meno. Quello che fa paura è il buio, è l'isolamento, è il fatto di non avere intorno o di non avere punti di riferimento. Quindi tutte le attività, qualunque se siano, dalla mia a una profumeria, a un bar, sono, danno una percezione del luogo, danno una sicurezza del luogo, quindi a prescindere da quello che si fa poi naturalmente.
essendo nato come gruppo di artisti o comunque persone che lavorano sull'arte, ci siamo posti immediatamente al problema di fare degli assembramenti, cosa che adesso naturalmente sarebbe vietatissima. Gli assembramenti cosa sono? Le inaugurazioni, le cose a tema, quindi eravamo 4, 5, 6 persone e ci siamo proposti di, con tutte le nostre conoscenze varie, di dire un mese facciamo X, il mese dopo facciamo Y, io faccio una mostra sulle città, l'altro fa una mostra sui kimono, all'epoca c'era una nostra amica artista che lavorava in quella direzione lì, un'altra che faceva informale, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo posti questo tipo di itinerario, come una galleria d'arte, che non siamo naturalmente, che non voglio essere, però insomma le dinamiche poi sono quelle lì. Tu apri un posto, esponi delle cose, la gente entra. E si è creato all'inizio anche, ho fatto anche laboratori, anche cose diverse, di diverso genere. Comunque insomma, ecco, quella chiave lì che di solito fanno le gallerie d'arte o i luoghi che si occupano di queste cose. Abbiamo scelto di continuare con i laboratori creativi, laboratori sull'immagine, laboratori di stampo munariano, poi luzzattiano, poi bla bla. Parlo per me, ma anche per Coca. Per una questione direi antropologica, o non so come definirla, perché noi siamo fatti così. Quindi la mia modalità creativa, espressiva, viene sempre attraverso dei processi creativi di gruppo. È stato così dall'inizio, quando facevo l'accademia, che ho incontrato Munari, ho capito che quel Munari, nel suo aspetto pedagogico laboratoriale, ho capito che quello mi interessava. Quindi più che mettermi lì a sviluppare degli autonomi pensieri creativi, come fanno tanti artisti che per 50 anni no, sviluppano una cosa, io mi voglio sentire libero di fare quello che voglio e quindi, e soprattutto di avere un dialogo con le persone che sono stati, come dicevo prima, i bambini, che poi sono i ragazzi, saltuariamente anche i ragazzi dell'Accademia, ai quali ho proposto poi itinerari diversi. L'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo lavoro sui pavimenti, l'anno prima un lavoro sempre di composizione sulla città, laboratori di formazione che mi vengono richiesti nell'ambito del sociale o nell'ambito del, così, di autonomi percorsi di ricerca di persone che mi conoscono. Quindi la formula del laboratorio è, per quanto mi riguarda, la mia forma espressiva e quindi non ne ho altre. È quella che mi interessa, è quella che mi permette di in prima persona di sviluppare qualcosa, ma però poi non, cioè, di per me poi la lascio lì. Se invece creo un gruppo di persone, come sto facendo quest'anno per i 700 anni di Dante, ho creato un gruppo di amici artisti e stiamo sviluppando una serie di pensieri e progetti che porteranno una mostra, che porteranno un itinerario visivo, una pubblicazione, non lo so. Io sono anche abituato molto a fare libri. E chi fa libri segue tutto il percorso creativo, per quel che mi riguarda, dalla copertina al testo, alle immagini, e quindi ho questa impostazione sempre di arte applicata, come diceva Luzzati, con il quale ho collaborato molti anni, che se non c'è un motivo per cui io devo applicare la mia arte, non capisco che cosa devo fare, no? Quindi devo applicarmi a qualcosa, nel caso specifico a laboratori creativi. Non ho mai riflettuto su questa associazione del Giovirus col virus attuale. Naturalmente ci vorrebbe Coca Frigerio a rispondere su questa cosa, credo che anche lei si ricordi poco, perché è un libro di voi non eravate nati nessuno, eccetera, eccetera. È un libro che non ho qui in questo momento, ma ce l'ho di là nell'altro studio, Joe Virus, è una pubblicazione in tipico stile anni 70, con un disegno, Coca poi è molto brava, con il segno, il disegno a pennarello, tutto quel mondo lì che insomma nasce da lì. Quindi, come dire, di questo libro io naturalmente lo conosco, Coca me ne ha parlato, ma non mi sento naturalmente di parlare del libro in oggetto, che però era naturalmente una riflessione di tipo ecologista, di tipo, mi ricordo vagamente, questi fumi, queste cose legate a questo virus che contagiava le città, gli ambienti. Ora, il salto al virus contemporaneo, sì, certo, va da sé. La cosa mi coglie impreparato, proprio perché naturalmente qui si aprirebbe un discorso di percezione di quella che è la realtà di adesso, con un virus che ci sta coinvolgendo tutti, compreso me, compreso tutto il mondo. Spessa, poi ci ho provato anche Manor Threat,
Come si fa? Però vedi, sembra di essere in saletta con loro. Sì, è registrato con determinati mezzi. La Flamingo Records è in attività dall'aprile del 2017. L'idea è nata perché io e mia moglie eravamo due squattrinati insoddisfatti del proprio lavoro e passavamo praticamente il tempo a sentire musica, a girare con la macchina, a ascoltare CD e andare da Taxi Driver, che era un negozio di dischi più fico che c'era in quel momento a Genova. Mi ha detto rubiamogli l'idea e portiamola su, sul punk. E all'inizio venivamo sia vestiti che dischi, poi abbiamo chiamato Maso, che era l'ex proprietario di Taxi Driver, dicendogli aiutaci a fare un negozio di dischi più fico perché noi punk di musica non capiamo niente. E quindi ha portato un po' di cultura musicale, abbiamo allargato il negozio ed è come lo vedete adesso. Beh, in realtà il negozio, essendo nato nel 2017, è già nato in era streaming, quindi non ci ha penalizzato, nel senso che sapevamo già quali sarebbero stati più o meno i numeri di vendita, mentre penso abbia penalizzato più chi era legato a un vecchio sistema in cui ordinava 100 copie di un album e le vendeva tutte. Noi cerchiamo di avere cose un po' più strane che sono riferite a un pubblico di collezionisti, non solo collezionisti in senso di avere copie costosissime di album, ma proprio feticisti anche della musica, che quindi sono sempre legati al prodotto fisico, al disco fisico. Quindi diciamo che forse addirittura può aver aiutato, perché magari, che ne so, ho venduto la settimana scorsa un disco di un gruppo punk delle Isole Faroe che senza Spotify o Bandcamp nessuno avrebbe mai preso in considerazione. Quindi da quel punto di vista prendiamo il buono di una cosa che io personalmente reputo non troppo buona. Qua davanti c'è un bar che si chiama Il Botteghino delle Vigne, con il quale abbiamo fatto una serie di piccoli concerti in piazza, un paio di DJ set dedicati al reggae, allo skinhead reggae, il primo reggae, diciamo, DJ set proprio con giradischi vecchia scuola, quindi col vinile, un po' di concerti in acustico e cose del genere. In realtà è molto complesso perché parte del vicinato, nonostante i volumi bassi, nonostante l'orario che non è eccessivo, cioè abbiamo finito massimo alle 10, è sempre abbastanza, insomma, intollerante a certe cose. È sempre il solito discorso, poche persone influenzano poi l'idea di quello che può essere un evento, se c'è 100 persone felici, una scontenta, però i carabinieri vengono lo stesso, ecco. Penso che avere attività aperte di qualunque tipo siano in zone come questa sia sempre positivo, nel senso che se venite di lunedì quando è tutto chiuso l'atmosfera è decisamente diversa. Quindi penso di sì, penso di aver creato qualcosa, non solo io, poi ci sono altri negozi. Però avere il coraggio di aprire dei negozi in centro storico, insomma, in questo momento è utile. Anche perché avere negozi, diciamo, con il proprietario dentro è diverso da avere una serie di superstore dove comunque, giustamente, chi ci lavora non ha interesse nel creare quartiere. Vecchiacci, no scherzo, in realtà gli acquirenti sono sempre più grandi della musica fisica, ma come è normale che sia, penso dai 28 in su, con una fascia verso tra i 40 e i 50 che è quella più ampia, anche se invece se noi vendiamo anche accessori, diciamo punk, tra virgolette, catene, borchie, tinte, invece lì la fascia di età è sui tra i 14 e i 18. Quindi abbiamo una buona fan base di giovanissimi. Tre pasti al giorno pagati con il lavoro del negozio. No, scherzo. Penso che se l'anno scorso è uscita una compilation legata a un festival che si chiama Decite e nella quale ci saranno quasi una ventina di canzoni di diversi gruppi punk, tutti attivi in questo momento. Penso che avere un negozio in città dedicato non solo al punk, però diciamo con un animo di quel tipo abbia creato tanto tanto movimento a Genova. Quindi penso che quello sia l'obiettivo più alto raggiunto fino adesso. Beh, secondo me la zona non è apprezzata sulla carta, perché poi quella che è la realtà è che fare un giro nel centro storico di Genova
piace a tutti e fa piacere a tutti. Poi che ci sia un po' di terrorismo psicologico sul fatto che se giri qua vieni rapinato, ne avevamo parlato qualche settimana fa. In realtà non credo che poi il cittadino genovese questa cosa la senta realmente, forse è più una cosa rivolta al turista. Però vedo che anche i turisti hanno voglia di girare, quindi quando non in momento Covid non è un problema. È difficile raggiungerla perché è complicato, però in realtà non credo che questo problema sia così pressante.